Siete degli infermieri e non sarete mai noi, non sarete mai medici. E questo vi brucia da morire. Buona serata da Napoli. Qui c'è un problema, è evidente, no? Qui c'è un grosso problema. Ciao, io sono Ciuffo e questa è... Vi considero dei coglioni. Non ha bisogno di presentazioni. È un fenomeno mediatico, una influencer. Sono venuta a sapere che un presidente di ordine, che è un bimbo minchia, sostiene che questa persona deve eliminare la sua amicizia Facebook con me. Ma prima di questo è una professionista con un importante curriculum. Ma devi togliere l'amicizia dalla Balanzoni su Facebook? Talmente lungo che quando entra in una stanza la precede di 10 metri. Scherzo. Io le diagnosi più argute le ho proprio fatte direttamente dal territorio. Io ho un problema con la dottoressa Balanzoni e non è per quello che dice. Non si può accettare assolutamente che l'emergenza extra ospedaliera venga delegata a semplici infermieri. Per come lo dice? Avete presente l'elettroshock? Quella cosa non si fa più, però nel vostro caso probabilmente può essere utile. Infilate le dita nella 220, bagnate e poi vedete se magari migliorate. Perché, ehi, nei molti video che pubblica sul suo profilo pubblico di Facebook e sul suo canale pubblico di YouTube, presenta dei punti che sono anche spesso condivisibili. Ha una propria visione del mondo, di come le cose dovrebbero funzionare e la espone. E si è sostituito praticamente la figura del medico con questi infermieri, alcuni dei quali particolarmente esaltati e pseudo-Rambo, che hanno poi creduto veramente di poter sostituire i medici sul territorio. Ci sono però diversi modi per esprimere lo stesso concetto. Ma io che sono un anestesista rianimatore, sono come un infermiere, perché mi sparo? La dottoressa Barbara, questo lo sa, è una persona intelligente e ha scelto di pubblicare video in cui si getta aggressivamente contro il nemico che ha scelto, ovvero gli infermieri. C'è una guerra, quella guerra che voi infermieri avete scatenato a noi e che avrà conseguenze molto pesanti. Si è scelta il nemico e lo affronta, ci affronta con idee ragionevoli stampate su una lama d'acciaio. E molte, molte persone la seguono. Perché? Perché questo linguaggio funziona in rete. L'informazione, il dialogo, la ricerca del dialogo fanno poche visualizzazioni. Il linguaggio violento, il blasting, il prendere in giro, creare e amplificare fazioni, invece attira visualizzazioni. Questo è un dato di fatto. E ci sono quelli che la guardano perché vogliono godersi il roast. Tu resti un infermiere, io rimango un medico e quindi io ti dico cosa fare e tu muto, codina tra le gambe, lo fai. C'è chi guarda invece perché è scandalizzato, offeso, ma c'è sempre qualcuno che guarda. E questo è il punto, questo è il movente della dottoressa. Lei, persona intelligente e acculturata, non pubblica video per fare formazione o informazione o condividere punti di vista. Il medico senza infermiere fa tutto uguale, cioè non credere. Non le interessa il dialogo, no, no, no. Lei vuole visualizzazioni. Ma sai, il disprezzo io lo provo per gli ignoranti e per le persone profondamente stupide. Per questo mette in risalto i commenti dei suoi stessi seguaci che hanno imparato ad utilizzare il suo linguaggio così arrogante e sprezzante. Perché non vuole un dibattito? No, 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 vuole un litigio. Mi rimane la laurea in medicina, anche quella in legge, e tu invece rimani un infermiere. Questa è l'unica certezza che hai. Ma perché Barbara Balanzoni ce l'ha così tanto con gli infermieri? Cioè, medici e infermieri non sono, da un punto di vista gerarchico, sullo stesso piano. Dovreste cambiare la legge per ottenere questa presunta parità, che non ci sarà mai, perché è una triennalina, dai. È vero quello che dice che la professione medica è a rischio di un'invasione professionale, che gli infermieri stanno rubando il camice ai medici e vogliono prenderne le attività, le prerogative. La mia capacità di sopportare No. queste puttanate No. è già stata superata No. da parecchio. Assolutamente no. Io sfido
qualunque infermiere sano di mente ad ammettere che il suo desiderio più profondo e insito è quello di volersi prendere il carico di un'altra professione, un'altra di più sul groppone. Ma che ci serve l'infermiere di famiglia? Che ce ne facciamo? Pagare gli infermieri come infermieri e portarli a essere qualcosa che somigli vagamente a un mini medico. Per quale riconoscimento poi? Economico? No. Sociale? No. Perché dovremmo volere il doppio del carico del lavoro, metà stipendio e zero considerazione? L'infermiere non sarà mai una figura cardine, perché cioè è il medico la figura cardine, vorrei anche vedere. Le situazioni che la dottoressa cita sono iniziative di burocrati, amministratori, politici. Avete rotto i coglioni con questi atteggiamenti politici? Creare dei protocolli che amplifichino il campo d'azione degli infermieri non giova a noi, alle casse dello Stato, questo sì. Gli infermieri in ambulanza costano di meno. Però anche qui la dottoressa è troppo intelligente per non saperlo. Loro dicono: a noi non siamo il segretario del medico, ma segretario o non segretario, poi vedetela come volete, ma di certo non prendete decisioni come non le prendete mai, perché l'infermiere non decide nulla. Voglio dire, chi sono io qui per dire queste cose a lei? Ho iniziato a lavorare l'altro giorno, mi sono fatto tutta l'esperienza Covid ed è stata sicuramente molto umana, molto formativa, molto educativa, certo, e mi ha dato tanti spunti di riflessione, ma cosa voglio dire io di nuovo a una persona del suo calibro, che sicuramente è anni luce da un punto di vista formativo rispetto a me? Ma allora perché? Cioè, alla luce del fatto che queste informazioni, quello che sto dicendo io adesso alla dottoressa Balanzoni deve essere perfettamente chiaro, perché continua ad antagonizzarci? Non è che vado a fare i corsetti per far contenti gli infermieri che si partecipa tutti assieme, cominciamo a fare una formazione seria. I medici avranno la formazione per i medici e gli infermieri per l'assistenza infermieristica, vero? C'è qualcosa che non quadra, no? Ho una teoria. E se ti sta piacendo questo video, fammelo sapere con un pollicione in su. Io penso che sotto sotto, cioè a parte il fatto della necessità di avere un pubblico per soddisfare il suo ego, penso che Barbara sia una persona piena di rabbia. Quello che contraddistingue l'ortopedico dal rumeno dell'IKEA, per quale ragione non lo so, come potrei mai saperlo, non mi interessa, non sono affari miei in realtà, però lo sento nei suoi discorsi, e se lo senti anche tu puoi farmelo sapere nei commenti o scrivermi a qualunque dei social che trovi in descrizione, Instagram in direct o su Facebook o su Twitter eccetera. Ora, Barbara Balanzoni potrebbe sfogare la sua rabbia nella politica oppure contro gli immigrati come fanno in tanti? Dove, come l'America che ha chiesto aiuti medici al resto del mondo, il mondo anglosassone dove sono disperati sono tutti pakistani. Invece ha scelto di sfogarsi contro gli infermieri. È una scelta un poco vigliacca. Tutti gli infermieri si sono offesi e chi se ne frega. Non è la sola a sfogarsi sugli infermieri. Durante il periodo Covid ho lavorato con una collega del pronto soccorso, mi ha raccontato come il rapporto con i parenti sia allucinante. Ansia, rabbia, frustrazione, tutte le emozioni provate dai parenti in attesa da ore, in sala d'aspetto, scaricate sul povero Cristo di turno, stanco, che non c'entra nulla, che è un infermiere di solito. Oppure, anche solo nella mia breve esperienza lavorativa, ho assistito davvero a tanti pestaggi di infermieri da parte di pazienti. Cioè, per dire, tutti mi dicono che sono gentilissimo, però mi sono beccato anch'io telecomando in faccia e un tè sputato addosso, non caldo, tiepido. Mi è andata bene. Cioè, per forza l'infermiere di famiglia subalterno al medico di famiglia, così come l'infermiere ospedaliero fa quello che gli dice il medico del reparto. Prendersela con gli infermieri è facile, siamo dei bersagli facili, siamo in mezzo, siamo con le mani in pasta. Quindi la dottoressa Balanzoni ha bisogno di un bersaglio facile per sfogare la sua rabbia. Potrebbe fare pugilato, eh? No, ha scelto gli infermieri, che probabilmente, magari, non c'entrano neanche nulla con la motivazione originale da cui scaturisce la sua rabbia. E poi sembra che debba cadere il mondo, no? Viene coinvolto l'ordine degli infermieri, che le manda lettere, intimazioni, denuncia! Poi ovviamente non cambia niente. Il passato della dottoressa, che ricordo è un personaggio pubblico che si espone pubblicamente, viene scavato alla ricerca di appigli per contrattacchi. Cos'è successo quando serviva nell'esercito? Cosa ha fatto? E giù polemiche, ripicche, intimidazioni. Basta, basta! Sinceramente,
Io ho un problema con Barbara Balanzoni perché non riesco neanche a pronunciare il suo nome. Barbara Balanzoni. Ho un problema con Barbara Balanzoni perché ho un problema con i bulli. Bullanzoni. Io ho un problema con chi fa la voce grossa e se la prende contro i più deboli, o almeno quelli che crede essere i più deboli, perché, diciamo la verità, è più duro un muro di acciaio o la canna di bambù che si piega e non si spezza mai. Se ho ragione, riguardo alla dottoressa, rispondere alle offese è controproducente. Non fa che alimentare il suo ego e poi anche le fornisce un appiglio per sfogare la sua frustrazione. Penso che la tecnica più efficace sia un muro di gomma. Lei non otterrà quello che vuole, ovvero attenzione e blasting, gente che si dà contro e non vuole effettivamente discutere, ma vuole solo prevaricarsi. Le competenze avanzate degli infermieri non esistono, non so se te l'hanno mai detto, non esistono. E a quel punto non potrà fare altro che cambiare obiettivo o cercare di risolvere i suoi problemi nel frattempo. Anzi, mi piacerebbe un sacco uno stravolgimento a 180 gradi del personaggio. La dottoressa Balanzoni che finalmente esprime il suo amore per gli infermieri. Ok, ma se questo è il mio punto, ti domanderai perché ho prodotto questo video, perché parlo del personaggio di cui dico di non parlare, do attenzioni a Barbara quando dico di non dargli attenzione, perché avevo fatto un altro video su questo argomento, l'ho riguardato e ho detto non ho minimamente espresso quello che intendevo realmente esprimere, non mi è uscita veramente come volevo. Quindi questo consideralo come il mio tentativo 2.0. Qui a sinistra ti ho messo un video e una playlist per continuare a guardarci. Baci e abbracci della vostra influencer medico Lancome. Anche Chanel ha il suo perché, ma in questo caso è Lancome.